Researchers, puntata numero 206, sono le 16:40 del 13 gennaio 2022, dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini. In collegamento con noi la professoressa Susanna Villari. La professoressa Villari insegna filologia italiana e letteratura italiana nell'Università di Messina, fa parte del collegio dei docenti del dottorato in scienze umanistiche della stessa università, è direttrice, insieme a Irene Romera Pintor, della collana di Aracne TV, Arbor Inversa, studi e testi girlandiani. Io ricordo sempre che Researchers è il programma ideato da Gioacchino Onorati, che è dedicato alla ricerca, al sapere e al mondo accademico. Buonasera, professoressa, grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera. La professoressa Susanna Villari si laurea in lettere moderne, lo ricordo, con una tesi sugli ecatomiti del ferrarese Giovanna Battisti Giraldi Cinzio, e avvia questo percorso di ricerca che poi, professoressa, non è mai stato abbandonato, insomma, ha caratterizzato tutta la sua vita. Io a questo punto le volevo, proprio per rompere il ghiaccio, insomma, le volevo chiedere un po' le premesse, gli obiettivi della ricerca girlandiana. Grazie intanto di questo invito. Rispondo subito dicendo che il mio lavoro di ricerca sull'autore ferrarese Giovan Battista Giraldi ha avuto e continua ad avere come obiettivo la valorizzazione della figura di questo letterato, rimasta per ragioni storiche, un po' ai margini degli studi della storia della letteratura italiana, con un interesse riservato a ricerche settoriali e specialistiche. I suoi discorsi intorno al comporre dei romanzi, delle commedie, delle tragedie, editi nel 1554, ma rivisti dall'autore in un esemplare con postille autografe di cui ho curato l'edizione nel 2002, hanno offerto, insieme alle novelle degli ecatomiti, alla tragedia Orbecche e anche alle altre otto tragedie, hanno offerto, dicevo, spunti e modelli per gli scrittori europei. Per esempio Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare e altri più o meno famosi. Soprattutto gli studiosi d'Oltralpe hanno indagato fin dal XIX secolo sui canali di ricezione delle opere giraldiane in Europa, rilevando la presenza dell'opera di Giraldi come fonte significativa di aspetti della produzione letteraria europea, dando impulso così a un interesse per Giraldi che in Italia invece è stato, almeno fino agli anni 70 del secolo scorso, molto più limitato. Le indagini sull'opera giraldiana si sono poi intensificate a partire dall'ultimo scorcio del Novecento e dagli inizi del nuovo millennio, con un'attenzione critica che si è tradotta anche nell'organizzazione di convegni internazionali monografici. Nel mio personale itinerario di studio, ha costituito un momento significativo nel 2004 l'incontro con Irene Romera Eh Pintor, sì, professoressa, infatti glielo stavo per chiedere, insomma, lei Sì. con Irene Romera Pintor fonda la rivista Studi Girlandiani, Letteratura e Teatro della, e la collana Arbor Inversa, Studi e Teatro Girlandiani, proprio per l'Aracne editrice. Ecco, come stava accennando, insomma, come nasce questo progetto? Sì, il progetto nasce appunto un po' nel 2004. Io conosco Irene Romera Pintor, un convegno, ovviamente la conoscevo di fama, avevamo letto reciprocamente i nostri lavori. Ma poi ecco, l'incontro di persona ha favorito anche l'elaborazione di progetti, a parte il fatto che appunto si è sviluppata una profonda amicizia, ma è nata anche
un'intensa collaborazione scientifica che nel 2015 poi è sfociata nella fondazione della rivista internazionale online Studi Giraldiani, Letteratura e Teatro, e poi nel 2017 nella fondazione della collana Arbor e Inversa, Studi e Testi Giraldiani, appunto dell'editrice Aracne. E io e Irene siamo entrambe direttrici, ecco, sia della rivista che della collana. E l'idea è stata quella di convogliare le energie degli studiosi di Giraldi, tanti sparsi così un po' in Europa e nel mondo, con un rigoroso coordinamento scientifico, affidando gli esiti delle ricerche appunto a questa rivista, a questa collana. L'idea in realtà è nata poi in margine a un convegno del 2012, un convegno che è stato organizzato da Irene Romera Pintor all'Università di Valencia, un convegno dedicato a Giraldi, durante il quale tra l'altro è stata presentata la mia edizione degli Ecatommiti di Giraldi. È stato proprio allora, in margine a questo convegno del 2012, che si sono delineate tutte le istanze della ricerca giraldiana, cioè la necessità di un resoconto puntuale dei dati acquisiti, ma anche di una elaborazione programmatica di nuove linee di indagine, sempre finalizzate. Appare insomma chiaro che la figura di Giraldi suscita un interesse internazionale, quindi la vostra ricerca è anche basata su aspetti internazionali, anche interdisciplinari, sembra di capire, degli studi girlandiani, quindi anche con progetti scientifici e critico-editoriali. La rivista è proprio a 360 gradi, come la collana, insomma. Sì, intanto ecco, è emerso subito che il lavoro doveva avere implicazioni oltre che internazionali, appunto per il vasto interesse per questa figura, soprattutto fuori dall'Italia, ma anche dei risvolti interdisciplinari per l'apporto di studiosi anche di altre aree di indagine, per esempio storici dell'arte, storici della filosofia, ma anche addirittura storici della medicina, perché Giraldi, oltre a essere letterato, è stato anche medico, quindi si riversano nelle sue opere anche degli interessi che meritano indagini particolari. Ma tra l'altro questa interdisciplinarità, questa multidisciplinarità è propria dei letterati del Rinascimento, quindi questa apertura a vari interessi. Sì. Professoressa, io a questo punto manca qualche minuto al termine, insomma, della nostra puntata delle Researchers, però le vorrei proprio chiedere, insomma, di dedicare uno spazio proprio alla figura di Giovan Battista Giraldi Cinto. Tanto questo autore che suscita, come ci ha detto, questo interesse che apre a tanti aspetti della ricerca. Sì, intanto ecco, il caso di Giraldi è un caso abbastanza particolare, perché Giraldi vive tra il 1504 e il 1573 in un'età cruciale tra la generazione di Ludovico Ariosto e quella di Torquato Tasso.
Si tratta di un caso proprio paradigmatico nell'ottica dell'analisi delle tensioni peculiari della vita intellettuale dell'epoca. Cioè noi intanto dobbiamo vedere il fenomeno del Rinascimento come un fenomeno variegato in cui si scontrano vari modi, varie concezioni della letteratura. Ecco, quello di Giraldi è un caso che ci porta proprio a indagare su questi aspetti. Giraldi è un intellettuale che recupera in pieno l'eredità umanistica, partecipa alle discussioni sollecitate nel Cinquecento da una nuova fase della ricezione della poetica di Aristotele, che come si sa ha inizio a partire dal 1536, la data della traduzione di Alessandro De Pazzi. E ancora Giraldi si fa portavoce di regole compositive sull'epoca e sul teatro che sono ispirate a criteri aristotelici. Nello stesso tempo, però, è questa una chiave, questa è proprio la chiave determinante di lettura delle opere di Giraldi. Giraldi intuisce la valenza non normativa della poetica di Aristotele e intende l'opera letteraria come espressione dell'epoca e della società in cui un autore vive. E dunque Giraldi invita anche a un cauto distacco dalle regole desumibili dalla poetica stessa in nome delle finalità pedagogiche della letteratura. E per la peculiarità delle sue scelte, Giraldi si trova allora in una posizione scomoda al suo tempo. Si fa difensore dell'Orlando Furioso, per esempio, in un momento in cui viene messa in dubbio l'aderenza del poema di Ariosto alle norme di Aristotele, queste norme pseudo-aristoteliche. Introduce nelle opere, in particolare nelle tragedie, delle innovazioni, come per esempio il lieto fine nella tragedia, non compatibili con i principi dell'aristotelismo canonico. E si mostra però nello stesso tempo uno strenuo difensore dei valori del classicismo. Quindi viene fuori un'opera che ha dei tratti abbastanza originali, che però in passato sono stati osservati con una certa diffidenza, interpretati come presunte involuzioni rispetto a quelli che erano i modelli canonici, invece di capire che si trattava di scelte consapevoli, sollecitate da una nuova concezione poetica, da un nuovo clima determinato dalla crisi del Rinascimento e dalla Controriforma cattolica. E quindi Giraldi è rimasto a lungo agli occhi dei critici in una zona d'ombra, quasi schiacciato tra la fama di Ariosto e il successo di Tasso. Il nostro obiettivo è proprio quello di farlo uscire da questa zona d'ombra, illustrando con sempre maggiore chiarezza il suo ruolo nel processo di sviluppo delle forme poetiche. E quindi, ecco, occorre rilevare il modo in cui Giraldi abbia aperto la strada non solo alle idee poetiche di Tasso, i cui debiti con Giraldi sono notevoli, anche se nelle storie letterarie sono in qualche modo taciuti, ma ha aperto la strada anche alla letteratura delle epoche successive, in Italia e in Europa, appunto. E soprattutto. Professoressa, insomma, sembra proprio di capire una figura, siamo al termine della nostra puntata di Researchers, una figura tra tradizione e innovazione. Ecco, emerge questo bellissimo tratto e interessante dell'autore di Girardi, che come lei ci ha detto, insomma, tra la fama di Ariosto e il successo di Tasso, questa figura, questo intellettuale, questo letterato tra innovazione e tradizione. Quindi è anche un lavoro lodevole da parte vostra di tirare fuori, di divulgare al meglio questa figura, e anche io mi sembra di capire a livello anche una rivalutazione critica dell'autore.
Sì, infatti è proprio questo, la rivista e la collana, che tra l'altro, ecco, volevo anche precisare perché questo titolo Arbor Inversa. Arbor Inversa. Ecco, di chiudere proprio, siamo in chiusura, di essere, insomma, ci dica, insomma, questa spiegazione, ecco, della scelta del Sì, nome. la scelta del titolo perché Arbor Inversa, l'albero rovesciato, è l'emblema che Giraldi aveva scelto come accademico degli affidati, dell'Accademia Pavese degli Affidati. Ed è un'immagine che tra l'altro riconduce a delle teorie di Platone nel Timeo, poi riprese anche, che ritroviamo anche nel De Contemptu Mundi di Lotario di Segni, cioè per il quale, ecco, l'uomo viene rappresentato come un albero rovesciato con le radici in su che rappresentano la testa. Grazie, Ecco. grazie, grazie alla professoressa Susanna Villa, io ricordo, insegna filologia italiana e letteratura italiana all'Università di Messina e oggi protagonista di Researchers ci ha portato nello straordinario e interessante mondo veramente di questo autore così particolare, Girlandi. Grazie professoressa di essere stata con noi. Grazie a voi, buongiorno. Ai nostri telespettatori do appuntamento alla prossima puntata di Researchers. Buona serata.